Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e nonne. Io sono Dindissima98, bentornati a questa nuova diretta. Ieri avevamo parlato di un'opera italiana, Belli Ciao di Pio Amedeo, che mi aveva fatto estremamente cagare, ma in una maniera proprio gigantesca. Visto che abbiamo parlato di un'opera che veramente è meglio, cioè, dimenticare con l'acqua, come l'acqua putrida che finisce nelle tubature. Non voglio essere troppo cattivo, però più penso a quel film, più penso alla distruzione, no? Che tramanda, non perché abbia qualcosa contro le commedie o quant'altro, anzi io apprezzo molto la commedia leggera quando ho voglia di farmi due risate, però in questo caso siamo no, perché magari vedo che qualcuno potrebbe pensare: no Andrea, perché tu sei contro il cinema blockbuster, tu sei contro il cinema commerciale. Assolutamente no, anzi spesso invito i miei utenti a non sottovalutare mai il cinema per il grande pubblico, però in questo caso non penso che sia cinema per il grande pubblico fatto come si deve. Per questo, visto che ieri abbiamo voluto parlare di quell'opera della minchia, adesso parliamo di qualcosa di italiano che però è decisamente, decisamente su un altro pianeta. Certo, ovviamente il paragone lo faccio più che altro per goliardia, perché non ha senso paragonare un thriller psicologico ad una commedia leggera, più che altro. Però di certo è un film italiano che mi è piaciuto molto, 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 molto di più. Ok. Ciao carissimo Lorenzo Palmas, ciao Andri, ciao a te caro. Purtroppo America Latina io non sono riuscito ad andare a vederlo, perché ieri ho visto per la seconda volta Spider-Man Way Home, ma questo film lo vedrò in streaming. Non ti consiglio di guardare il film in streaming, perché America Latina dei Fratelli d'Innocenzo può veramente far scaturire tantissime, tantissime controversie, può essere un film molto particolare, si può dire di tutto e di più sul film dei Fratelli d'Innocenzo, ma su una cosa sono sicuro: è uno spettacolo per gli occhi, veramente uno spettacolo assurdo che va visto in sala, una regia pulitissima con una fotografia elegantissima, quindi vai a vederlo in sala. In sala è proprio un'altra roba. Ok, detto ciò, di cosa stiamo parlando? Come se non l'aveste capito. America Latina, il nuovo film dei Fratelli d'Innocenzo. I Fratelli d'Innocenzo sono praticamente degli autori che stanno facendo parlare molto di sé negli ultimi anni nel panorama del cinema, d'autore. Negli ultimi due anni precisamente, perché Favolacce ha vinto al Festival di Berlino miglior sceneggiatura, se non erro, e quel film aveva fatto discutere molto. Certo, ha anche approfittato parecchio del fatto che, siccome non c'era molto che usciva in quel periodo, dopo la vittoria al Festival di Berlino, questo scandalo positivo della critica italiana aveva fatto discutere parecchio, quindi era uno dei film più chiacchierati di quel periodo, mi ricordo, con molte persone ad amarlo, altre ad odiarlo. Era un film che fece discutere, così come quest'altro film farà discutere, anche se vedo che la critica è un po' più tiepida su certi aspetti, se non erro, poi non vorrei dire una minchiata. Sul web sicuramente sì, anche se non vedo lo stesso chiacchiericcio fatto su Favolacce. E quindi rimediamo, dai, uniamoci un po' alla voce del coro per parlare di questo America Latina, perché comunque è un tipo di cinema che secondo me va supportato, perché diversamente da Favolacce, che comunque era già... Favolacce di per sé è un dramma mischiato con un pizzico di commedia, se commedia si può definire, estremamente particolare, quindi nel suo genere è estremamente particolare. Questo invece è un vero e proprio thriller psicologico, e i thriller psicologici in Italia non sono molto utilizzati. Per questo è comunque un film che porta il panorama del cinema italiano su un altro genere, un genere che non viene spesso utilizzato. Per questo, a prescindere, secondo me gli darei una possibilità. Poi la possibilità gliel'avrei data a prescindere, perché si tratta di due autori molto interessanti, quindi mi sono precipitato al cinema senza problemi. E allora, cosa c'è da dire su questo America Latina, con protagonista il grandissimo attore Elio Germano? Questo film parla di un dentista che vive in casa con due
splendide figlie e una splendida moglie, una splendida mamma mia, veramente, ma parlo proprio di tutto, non solo perché l'attrice è bellissima, ma perché è bravissima. Se non erro, è il primo ruolo da protagonista di Astrid Casali, al cinema almeno, in un film importante come questo. E spero veramente che trovi veramente la giusta carriera, perché è che questo film possa servirle come trampolino di lancio, perché è bravissima. Al di là di ciò, stavo dicendo, il film parla di un dentista che vive in una casa, in una villa, in Campania, una villa bellissima, con due splendide figlie e una splendida moglie, che tuttavia un giorno ritrova chiusa nel suo stanzino, cioè nel suo sgabuzzino, in fondo, nella caldaia. Che cosa trova? Trova una ragazza legata e imbavagliata, e il nostro protagonista rimane interdetto. Chi cazzo è stato a legare questa ragazza sotto casa mia? Il mio amico? La mia famiglia? Chi cazzo è stato? E allora nel film lui cerca di risolvere questo mistero, però allo stesso tempo non lascia andare la ragazza. Perché ha qualcosa di morboso? Perché non vuole mettere in pericolo quello che lui ha faticosamente costruito? Non vuole mettere in pericolo persone a cui vuole bene? Vorrebbe capirlo. Questa è la trama di America Latina. E perdonate se sentite dei rumori un po' particolari ogni tanto. Stavo dicendo, Gesù mio. Ok, a parte questo, questa è la trama di America Latina. Dal punto di vista registico, il film è estremamente impeccabile. È veramente una gioia assurda. Ci sono dei guizzi che veramente mi hanno lasciato a bocca aperta. Mostriamo per esempio delle inquadrature dall'alto che mostrano l'abitazione del protagonista. L'abitazione del protagonista che viene appunto inquadrata in un modo desolante, come per indicare tutto il vuoto, il nulla da cui questo protagonista è circondato. Per esempio, solo la inquadratura della piscina dall'alto è veramente bellissima. I volti evidenziati attraverso dei piccoli dettagli, non solo attraverso dei semplici primi piani, che comunque sono molto evidenziati, ma anche attraverso dei piccoli piccoli dettagli, come per esempio il riflesso nel vetro, che mostra praticamente l'osservazione del protagonista nei confronti di chi e di cosa gli sta intorno. È un film che osserva principalmente, un film che vuole osservare attraverso la macchina da presa. O osserva ciò che c'è all'esterno, oppure le inquadrature sono concentrate soprattutto sullo stato d'animo del protagonista, attraverso però un realismo interessante, ma che spesso sfocia in qualcosa di più artificioso e schizzato, ma nel senso positivo nel termine. Questa cosa è aiutata molto dalla fotografia straordinariamente spettacolare di Paolo Carnera, che aveva curato, mamma mia, quest'uomo lavora parecchio in prodotti molto molto interessanti, almeno negli ultimi anni, perché comunque era già l'autore della fotografia di Suburra e di Favolacce e della Terra dell'Abbastanza. Comunque, la fotografia è molto interessante, perché, come ho detto, è schizzata e cambia spesso i colori, arrivando a qualcosa di estremamente acceso in determinati punti, ma che in realtà non è mai acceso ai massimi livelli. Utilizza colori molto forti, ma che allo stesso tempo appaiono spenti, per indicare sempre qualcosa di brutto che stai guardando, anche quando si vedono i colori del sole, ma è un sole un po' morto, come se proprio il film volesse analizzare la natura morta, che non ha
che vista già nei dipinti, nei ritratti, che tuttavia non ha proprio niente di positivo in generale, poi dipende dal tipo di quadro che stiamo evidenziando, dei colori che mi hanno ricordato molto in dei punti Suspiria. Ho visto molto di argento in questo film, in alcune inquadrature. Oppure, se non è argento, stiamo forse pensando a Refn, ma di certo l'impronta è quella, anche perché poi Refn si ispira parecchio al cinema di Argento, quindi, quindi io direi che la base sia sempre quella del buon Dario. Quindi, Stefano, ciao carissimo, in cosa si differenzia rispetto agli altri due film dei fratelli? Guarda, io non ho visto ancora La Terra dell'Abbastanza ed è un grave difetto per quanto mi riguarda, perché avrei dovuto recuperarlo subito dopo l'amore enorme che io ho provato per Favolacce, perché se si va a vedere la mia vecchia top dei migliori film del 2020, Favolacce è tra i primissimi posti, quindi avrei dovuto recuperare La Terra dell'Abbastanza. Però posso dirti in cosa si differenzia da Favolacce, ovvero che questo film è più semplice rispetto a Favolacce per quanto riguarda ciò che vuole raccontare, pur cercando di comunicare attraverso le immagini su molti punti, e allo stesso tempo, mentre Favolacce era qualcosa che voleva indicare un punto della società attraverso la collettività, parlando di un'intera comunità, invece il protagonista di questo film è solo uno, ed è solo principalmente, pure se comunque la moglie è estremamente importante per lui ed ha un ruolo molto forte, però principalmente il racconto di una sola anima, principalmente. Questa è la più grande differenza che abbiamo rispetto all'opera precedente. E anche se l'opera precedente gli faceva crescere di più la tensione, qui è molto più chiaro l'idea di thriller psicologico, mentre invece Favolacce rimaneva un dramma, pure se a un certo punto aveva i punti in cui ti faceva proprio andare sulla tensione molto potente. Mi manca, devo recuperarlo. Ok, stavo dicendo. Ok, fotografia maestosa, veramente maestosa. Le musiche lasciano una bella atmosfera, anche se il film non si concentra molto sull'apparato musicale, lascia molti più silenzi, principalmente, per farci percepire ancora di più quel vuoto e quel silenzio nell'anima presente del protagonista, espediente che ho apprezzato. E poi, oltre a ciò, abbiamo degli attori straordinari. Elio Germano, ormai io alzo le mani, è uno dei più grandi attori viventi in circolazione, italiani e non, ormai l'ha dimostrato, quell'uomo riesce a trasformarsi in qualunque modo, in qualunque momento, dando perfettamente al personaggio il volto di un'anima normale, che cerca in tutti i modi di vivere la sua vita in modo così, che va avanti, cercando di avere serenità attraverso la sua famiglia, e si nota infatti la sua dolcezza nell'animo quando vede la sua famiglia, si nota proprio tutto il tormento che ha dentro, che spesso vuole sfociare in una ricerca d'amore. Cioè, è proprio bello il volto di Elio Germano. Già la prima inquadratura in cui lo si vede piangere è qualcosa di delizioso. Veramente un'interpretazione maestosa. Quindi riesce praticamente a riassumere il ritratto di una persona media, per quanto messa in un contesto borghese, e allo stesso tempo riesce a mostrare tutto il suo la sua tristezza attraverso degli occhi, pure quando è tranquillo. Bravissima, ripeto, Alessandra, Alessandra Sisti è il nome del personaggio, Astrid Casali, bravissima veramente, ha praticamente il volto, anche lei, un volto molto dolce. Le figure femminili sono, le attrici femminili hanno tutte la stessa impostazione recitativa, cercare in tutti i modi di apparire comprensive e dolci,
ridenti, divertenti quando devono. Poi c'è un motivo per cui hanno tutta questa connessione agli occhi del protagonista, molto interessante, in generale. Ma quando, quando hanno questo punto dentro di loro, sono, danno veramente una sorta di... cioè, ti rassicurano. Il volto di queste donne riesce a rassicurarti, però ci sono dei piccoli dettagli che ti rendono la cosa molto più inquietante. Molto più inquietante. Riuscendo perfettamente a trasformare il loro volto. Attrici bravissime. Tra l'altro, una delle bambine... dove sta? Ah sì, anzi, l'unica bambina, Sara Ciocca, l'avevo già vista in La Dea Fortuna è una famiglia e Chi ha incastrato Babbo Natale, una famiglia mostruosa, non l'ho visto ancora, e si sta veramente costruendo una bella carriera, quindi spero che continui perché ha veramente molto talento. Ora, dopo tutti questi elementi interessanti dal punto di vista visivo, molto bravo anche l'amico, ovvero Maurizio Lastrico, è bravissimo Massimo Vermuller, veramente, veramente bravissimo, nel ruolo del padre di Massimo. A parte ciò, concentriamoci invece su ciò che il film vorrebbe trasmettere. Allora, per quanto riguarda il tema, ancora una volta i fratelli Di Nocenzo si buttano su un contesto borghese, qui ancora più alienante, perché in Favolacce veniva costruito la difficoltà di un contesto borghese, ma che non si sposava solamente con la borghesia, ma con ritratti perennemente italiani, che riguardavano anche le persone più povere. Vedevi delle persone smarrite, ma che comunque erano intrappolate in un contesto sociale che non lasciava spazio a nient'altro, perché così le cose devono andare, e in questo modo i giovani si devono adeguare, e in questo modo i giovani perdono speranza. Una cosa molto triste e molto distruttiva. Qui invece, per quanto voglia mostrare sempre un ritratto sociale, stavolta si concentra solamente sul grado, su uno dei gradi più alti della borghesia, perché si tratta di un uomo che è un dentista ed ha quindi molti soldi, perché è un dentista di successo, ha una villa mostruosa, veramente bellissima, ma è un personaggio che si sente profondamente vuoto. Profondamente vuoto dentro se stesso, perché in tutto il film senti una fortissima mancanza che viene ritratta sia per quanto riguarda il contesto familiare, sia per quanto riguarda quello che ha attorno, perché nonostante lui cerchi praticamente amore nelle persone da lui, cioè accanto a lui, nonostante lui cerchi tutto questo amore forte, è come se questo amore non gli bastasse mai. Pure quando a un certo punto vedi una scena con lui e sua moglie che cerca di consolarlo dopo che lui è triste e i suoi abbracci lo rassicurano, lui è completamente, crolla completamente dentro di sé. Non sa più come approcciarsi. Quello che ha attorno a lui non gli basta. Anche per quanto riguarda l'amicizia con il suo amico. E praticamente quella bambina, interpretata sempre da una bravissima attrice, veramente riuscita a dargli proprio un senso di disperazione, quasi veramente prima la rabbia enorme buttata nel corpo dettata dalla paura e poi proprio l'abbandono totale, proprio dettato da pianti disperati, molto bella come cosa.
A prescindere da ciò, stavo dicendo, quindi questa già psiche molto difficile crolla nel momento in cui incontra questa ragazza chiusa nel suo scantinato a inizio del film. E tu vedi la sua incertezza, la sua completa incertezza, il suo completo morbo che comincia a diffondersi nel suo corpo, perché lui è anche un bevitore. E allora comincia a dubitare di se stesso. Ma che cosa cazzo mi è successo in questi giorni? Per caso ho perso la memoria? Ma qui c'è qualcuno che si sta approfittando di me, perché non è possibile che in casa mia nessuno sa che ci sia questa ragazza qua sotto. Quindi qualcuno mi nasconde qualcosa. Quindi vedere una ragazza scomparsa che viene praticamente rapita da qualcuno mostra una sorta di gioco malato, un divertimento creato da le persone ricche che si divertono tranquillamente a manipolare. Persone ricche che non hanno niente, che si sentono di avere il potere perché vivono in una condizione forte e allo stesso tempo quindi decidono di divertirsi così, perché non hanno niente accanto a loro, non hanno proprio niente accanto a loro, dentro di loro, e decidono per questo di fare tutto ciò. Sto parlando in generale, non dico chi è stato, non dico che cosa è successo, però vedi, avverti questa cosa, e non è una cosa che viene esplicitata, il motivo per cui la ragazza sia stata rapita, però è una cosa sottintesa, la ricerca del potere, che tuttavia è semplicemente uno sfogo, perché la rabbia nel non avere niente, perché tu non sai esattamente che cosa ti manca. E infatti si vede tranquillamente nel film che il protagonista è stato maltrattato da piccolo, non ha mai avuto l'amore del padre, un padre che ha sempre trovato suo figlio come una nullità, semplicemente perché non sono mai riusciti ad andare d'accordo. E quindi questa rabbia nei confronti del padre, che cerca però allo stesso tempo amore, perché lui non ce la fa, lui detesta suo padre ma allo stesso tempo non riesce a trattarlo male fino in fondo, perché allo stesso tempo cerca quell'amore perduto. E infatti la scena con il padre è veramente straziante, molto distruttiva. E quindi appunto vedi questo abbandono, tu vedi il protagonista che più va avanti più rimane solo, ma questo ritratto della borghesia è dato anche da una forte presunzione, perché poi più va avanti più comincia a notare che quelle ragazze hanno qualcosa che non va, e tu vedi, ma è qualcosa che non va perché il protagonista è pazzo, o perché loro sono sadiche principalmente, o perché quelle ragazze sono profondamente sadiche. E allora in quel modo cominci un po' a sentire qualcosa che ti ricorda un po' le streghe di Dario Argento, che quando cominci a guardarle rimani un attimo, qui abbiamo qualcosa che non va. Poi nel film sono seminati degli indizi che poi dopo un po' cominciano anche a diventare palesi, e che quando, e poi appunto non dico nient'altro. E questa continua mancanza di amore, questa continua mancanza è distruttiva anche attraverso tutto il resto, perché tu vedi che c'è completa mancanza di fiducia attraverso le persone che ti vogliono bene, sia da parte dell'amico e sia da parte della moglie e delle figlie, e questo può contribuire a far avere al protagonista sbalzi d'umore che distrugge il rapporto. È qualcosa di molto molto interessante. Molto interessante, che aiutato dalle esplosioni delle immagini e da una regia magnifica, da grandi interpretazioni, veramente rendono il film un'opera interessante, molto interessante. Non perfetta, devo dire la verità, perché forse a volte certi indizi sono un po' troppo palesi, devo dire la verità, una cosa l'ho trovata scontata, però lì vado nella parte spoiler. E ammetto che questo racconto della borghesia, secondo me, poteva essere ancora più distruttivo. Cioè, il racconto della comunità, dei problemi sociali, ok, è sottinteso, ci sono delle immagini che fanno capire tranquillamente il dolore, Elio Germano è bravissimo, però anche Favolacce, che aveva più
cose criptiche era più forte. Secondo me, se vai a sviscerare favolacce, è più interessante rispetto ad un'America Latina, che è un po' più contenuto rispetto a quello che potrebbe dire. C'ha degli elementi molto belli, molto forti, a un certo punto ti sale un'ansia assurda, perché comunque il film è un thriller psicologico, però secondo me c'è quel punto... Ah, una cosa interessante è il rapporto morboso che ha con quella ragazza rinchiusa, perché lui all'inizio si preoccupa, poi però nel frattempo in cui cerca in tutti i modi di scoprire che cazzo è successo, perché vorrebbe... perché lui non riesce nemmeno a parlare con sua moglie e con le sue figlie, non vuole subito esplodere nella rabbia con loro, vuole fare in modo che si tradiscano da sole. Allora per questo, ma questo è perché lui ci tiene veramente o perché comincia ad affezionarsi a quella ragazza nel suo controllo, che allo stesso tempo però è semplicemente un rapporto morboso di un amore che non ha, quindi trasformando quell'enorme prepotenza gigante in un'anima completamente perduta. Quello è un altro aspetto molto molto interessante. Però ripeto, questi elementi molto interessanti, secondo me c'è qualcosa, cioè potevano renderli ancora più forti, con delle scene di un impatto ancora più forte, secondo me, più interessante. Forse il film non decolla in maniera estrema quando dovrebbe farlo, per quanto comunque le parti che ti fanno sentire male ci sono, in tutto, certo, poi va anche contestualizzato, senza fare spoiler, con quello che succede alla fine, per cui il film non è particolarmente pazzo a un certo punto, però secondo me si poteva trovare un maggiore equilibrio, però tutto quello che ho visto di per sé l'ho apprezzato molto, e secondo me America Latina è un thriller psicologico molto molto interessante di per sé, che ti dà veramente un'atmosfera di vuoto, di conflitto, vedi praticamente la tristezza dell'uomo che ha tutto ma allo stesso tempo non ha niente. Ricorda un po' la scontentezza di raccontata, parlo ovviamente del soggetto, di La dolce vita di Federico Fellini, in cui vedevi a un certo punto un uomo che improvvisamente si trovava, un uomo della borghesia che improvvisamente non aveva più niente da dire nella sua vita e si lascia completamente andare nonostante lui abbia una famiglia e sia ricco. Quindi il tema praticamente è quello. Poi ovviamente il film non è felliniano, anzi ripeto, le atmosfere ricordano più un'opera di Dario Argento nell'impatto psicologico di quello che sta per arrivare, perché il film non è mai tanto sanguinolento, anzi il sangue non penso che ci sia principalmente, però è forte nella sua violenza psicologica. Willa Andri, ciao Charlie, anche a me è piaciuto, sono rimasto in tensione fino alla fine, sono felice che la tensione ti abbia preso, carissimo Charlie. Poi vedo che il film si sta anche difendendo abbastanza al botteghino, per il film che è, comunque sta dicendo la sua in un tempo molto difficile, e vi consiglio comunque di precipitarvi in sala, anche se comunque non è un film per tutti, perché comunque è un film accompagnato da molti silenzi, con delle inquadrature in cui i protagonisti stanno zitti, perché le loro sensazioni devono essere scaturite dalle immagini, nonostante i dialoghi ci siano, degli elementi li devi capire tu, anche se comunque a un certo punto lo spettatore verrà accontentato quando verrà rivelato il mistero, quindi di per sé la cosa è molto... molto interessante, un'unione molto forte, è più semplice rispetto a Favolacce, quindi su questo aspetto magari qualcuno potrebbe trovarlo più godibile. Cazzo, devo recuperare la terra abbastanza, devo assolutamente recuperarla. Dio, le prossime settimane devo concedergli una visione. Bene, dopo aver parlato di America Latina nella versione non spoiler, voglio comunicare che domani sera su Quarta Parete ci sarà praticamente il primo Fact Time di Quarta Parete, in cui tutti i membri di Quarta Parete, salvo uno che purtroppo non potrà partecipare, saranno presenti domani a rispondere alle domande degli utenti. Tuttavia, se volete avere la precedenza nelle domande, potete tranquillamente cominciare già a scriverle nella nostra pagina Instagram, nella pagina Instagram di Quarta Parete, o nel... o appunto sotto il post, nei commenti nel post, oppure nella storia. E vi avviso tranquillamente che più tardi farò un post su YouTube, sulla mia community, in cui vi chiederò di farmi delle domande, se comincerete a scriverlo nel post mio, avrete già la precedenza. Al di là di tutto ciò, vi informo anche che questa settimana
Giovedì sera è sicuro il Cinegiornale, che spero sia molto interessante, ma le notizie sono belle toste, e poi in cui ci saranno appunto diversi ospiti, e poi forse nel weekend ci sarà una live molto interessante, una vera bomba, però non voglio illudervi, per questo non vi dico già cosa. Il genere cinematografico più versatile. Cosa intendi per più versatile? Forse intendi più fruibile da parte dello spettatore? Ogni genere è estremamente fruibile. Dipende sempre dal linguaggio che utilizzi affinché lo spettatore possa trovarlo più comodo. Forse quello più scomodo di per sé è l'horror, ma solamente perché l'horror può essere molto cattivo a livello sanguinolento o a livello proprio di tensione, e quindi deve essere lo spettatore a decidere se guardarlo o meno, perché appunto è il genere in cui è più facile vedere il divieto ai minori. Bene. Dopo aver parlato della parte no spoiler, andiamo nella parte spoiler. Per questo tutte le persone che non hanno visto America Latina e vogliono vederlo, a meno che non se ne freghino totalmente degli spoiler, meglio che lasciano questa recensione adesso. Vi ringrazio per aver seguito fino ad ora, se dovete staccare adesso. Andiamo nella parte spoiler. Modellabile? Tutti i generi sono modellabili. Tutti, tranquillamente. Poi ovviamente c'è magari il sistema hollywoodiano, quando un film costa molto, allora in quel caso qualunque genere sia deve avere, magari cercano di mantenere uno standard, ma tutti sono modellabili. Ok. Ok. Penso di aver frainteso appunto il tema, come mi hai fatto notare. Ora, andiamo nella parte spoiler. Io ho sentito delle cose molto forti in questo film. E voglio dire una cosa, adesso svelo immediatamente la parte finale, la svelo immediatamente, quindi se non avete visto il film state lontani da questa parte. Quindi, 3, 2, 1, mega spoiler. Nel film viene rivelato che le ragazze non esistono alla fine. Una cosa era scontatissima di per sé, ovvero che fosse stato lui a mettere la ragazza nello scantinato. Per quanto comunque a un certo punto ci sono degli indizi molto interessanti per quanto riguarda le ragazze, perché la scena della cucina durante la colazione, in cui loro improvvisamente stanno con i piedi bagnati e hanno praticamente un alibi, ma che allo stesso tempo è forzato, si nota da dove viene. Comunque il film cerca di sviare lo spettatore, ma neanche troppo, perché il fatto che lui continui a mostrare degli indizi sul fatto che si ubriaca spesso, il fatto, e intanto parte la musica dai miei che si stanno di nuovo guardando qualcosa, ma vabbè, tanto breve la live finirà, quindi eviterò di disturbare. In ogni caso, oddio, è vero, però il Dune di Jodorowsky non è stato fatto, quindi non lo userei come paragone. Quindi stavo dicendo appunto, quando hanno cominciato a farmi notare che lui non fa niente per aiutare la ragazza, a un certo punto la rischia di affogarla, senza però ucciderla subito, si nota che appunto lui beve e non si ricorda le cose, o perlomeno crede di non ricordarsi le cose, ho detto, questo qui l'ha rinchiusa lui, per forza, l'ha rinchiusa lui. Cioè, era messo in modo che secondo me lo spettatore subito lo capiva, o forse mi sto sbagliando io. Io proprio, è la prima cosa che ho pensato di per sé. Però allo stesso tempo, gli indizi, ma come sei bello, carissimo, come sei bello, ti amo anch'io. Gli indizi successivi potevano far sviare lo spettatore, ma allo stesso tempo c'erano degli elementi molto strani. Come mai a un certo punto il protagonista non sbrocca mai? Come mai a un certo punto non vede più la macchina del ragazzo? Come mai queste qui indossano sempre gli stessi minchia di vestiti? Sono dettagli che se uno si concentra... Io a prima vista non ci ho fatto caso, però pensarci un attimo. È vero. E quindi alla fine viene rivelato che questo viene rivelato appunto che questo trip mentale se l'era fatto il protagonista, perché
la sua ricerca d'amore è talmente disperata, talmente forte, che si immagina tutta una famiglia, la famiglia perfetta, con cui però, persino con quella, comincia a litigare ad un certo punto. Perché lui stesso, non riesce più a reggere tutta questa situazione. Ma il bello, una cosa che, se ci penso, adoro tantissimo, è che la scena della torta si può davvero interpretare in due modi. Una volta che ti viene rivelato il colpo di scena, che è tutta una visione fatta dal suo viaggio mentale, una volta che viene rivelato tutto ciò, quello che vedi è molto interessante, perché vedi una famiglia che in tutto questo, cioè vedi la scena della colazione in cui loro preparano una torta per il compleanno di suo. A un certo punto tu vedi loro che continuano a mangiare la torta che arriva a metà, e a un certo punto vedi lui che vomita. Questa cosa, tutto questo mentre loro avevano degli sguardi profondamente cattivi, le ragazze avevano proprio uno sguardo di... cioè, erano delle streghe. E tu vedi lui che vomita la torta. Una volta che viene svelato il mistero, capisci perché l'ha vomitato, perché la torta, lui, avendo questa sua continua visione, si è mangiato mezza torta da solo, e a un certo punto ha vomitato. E quindi lì già ti fa capire che lui non riesce più a reggere questa sua continua finzione. Lui continua a far finta di avere una persona che lo ama, ma in realtà la sua ricerca di disperazione, la sua ricerca di amore disperata, glielo fa ricordare e lui lo rigetta, lo vomita. Però allo stesso tempo, prima che ci fosse il colpo di scena, poteva tranquillamente essere vista come, vedendo quei sorrisi maligni, quella borghesia che vuole prendersi tutta la torta, se la mangia, se la divora, proprio mi prendo tutta la cazzo di torta in questa cazzo di casa, con tutte le mie bellezze, tutti i miei orologi, tutto quello che c'è. Quindi è una cosa interessante. Quella, secondo me, è una delle scene più belle di tutto il film, è veramente stupenda. Poi, al di là delle scene visive, come lui che si fa la doccia, mamma mia che bellezza. Andri, quale film ti ha colpito di più tra quest'ultimo e Favolacce? Favolacce, l'ho detto prima, secondo me è molto più riuscito, per quanto comunque questo film sia notevole su molti aspetti, per quanto mi riguarda. Molti hanno detto che verso la fine del film c'è un eccessivo didascalismo, quando viene spiegato che appunto c'è questa visione sua. Forse sarebbe stato meglio evitare di rivelare al 200% che la sua famiglia non esiste. Avrebbero dovuto evitare di mettere il messaggio in radio. Può darsi, ma onestamente questa cosa non l'ho trovata così tanto, perché l'ho vista come una sorta... Sì, sicuramente è un modo per cercare di far comprendere meglio la cosa al pubblico di per sé, ma anche se viene spiegato alla fine, tutto quello che vedi prima non rimane cancellato, perché comunque il film non è che va in contrasto con quello che vuole raccontare, perché alla fine è sempre la ricerca disperata di un uomo che non ha amore, e per questo l'amore se lo crea in testa, e piuttosto che andare avanti con la vita reale, anche in galera vive sempre con la sua famiglia. Anche in galera il film finisce con l'inquadratura delle ragazze che osservano il padre, lo osservano, e sua moglie che cerca di stare accanto a lui, perché appunto, piuttosto che affrontare la sua responsabilità, comprendere la sua pazzia, la sua disperazione, piuttosto che andare, cercare di risollevarsi in questa vita vera, pensa che non ci sia più speranza, però in questa mancanza di speranza ha cercato tutti i modi di essere buono fino alla fine, di pulirsi la coscienza, e per questo dice: non ce la faccio più, preferisco rinchiudermi in un guscio e di non andare più avanti, libero la ragazza cercando di togliere almeno quel lato della mia borghesia che mi fa essere un mostro, smetto di trattarla come un burattino, per questo dico alla polizia: guardate che sono io il colpevole, vado in prigione, mi godo la mia famiglia, vaffanculo tutto quello che c'è, perché io sono un essere debole che non sa che ormai ha perso fiducia nel mondo, come i bambini di Favolacce hanno perso fiducia nel mondo, e quindi preferisco rimanere chiuso in me stesso. Un film veramente, un finale bellissimo,
È il film veramente molto molto bello. Forse scontato in una determinata linea? Assolutamente. Forse eccessivo per quanto riguarda certi silenzi e poteva un po' comprimere certe cose, anche se comunque devo dire la verità che alla fine il tempo è volato. Più che altro quello che vuole raccontare, altre opere l'hanno raccontato meglio? Sì, perché comunque il film ha dei difetti, ma di per sé secondo me è un'opera notevole. Comprendo perché possa non piacere. Non è forse uno dei film simbolici più belli che abbia visto, uno dei film che comunicano attraverso le immagini, attraverso appunto l'ambiguità, più belli che abbia visto, ma in generale è comunque un'opera molto interessante, girata in maniera divina, con un'ottima interpretazione che continua a confermare il talento molto interessante dei fratelli d'Innocenzo, veramente. Mamma mia, quella veramente l'immagine più bella di tutto il film a livello visivo. Bene ragazzi, penso di aver sviscerato tranquillamente quest'opera. Ringrazio enormemente tra l'altro un'altra cosa molto bella, un'altra scena che ho apprezzato molto è quando lui cerca di comunicare con un barista che è amico, loro due si conoscono ed è amico praticamente del dentista e anche del suo migliore amico che sta pedinando, perché a un certo punto nella sua pazzia non si fida del suo amico e del suo migliore amico crede che sia stato lui a rinchiudere la ragazza e per questo lo segue, e quando chiede informazioni sul barista non è che dice guarda secondo me lui si è buttato in qualche guaio e sta male, dimmi qualche informazione per piacere perché magari lo possiamo aiutare. No, gli dai soldi, perché proprio in quel contesto anche le persone che dovrebbero essere suoi amici, lui ormai rimane in un contesto in cui l'unica cosa per comunicare bene con il mondo sono i soldi nel mondo esterno, ma questo perché nasce da suo padre che non lo sopporta ed approfitta di lui solamente per quanto riguarda i suoi soldi. Veramente un ritratto molto cattivo, con un'ottima tensione e molti elementi molto, davvero davvero interessanti. Forse quello che avrà espanso di più, per esempio, il rapporto tra lui e la ragazza, anche se comunque non c'è troppa comunicabilità, però avrei inserito un po' più scene con lei, per quanto comunque la parte del bacio che mostra proprio la sua morbosità, il suo lato malato, mi ha comunque colpito parecchio, è molto interessante. Ma al di là di ciò, dopo aver sviscerato questo America Latina, io continuo a dire che comunque è un ottimo film, molto interessante, veramente un thriller molto molto interessante, che merita assolutamente una visione sul grande schermo e che continua a mostrare i fratelli d'Innocenzo due degli autori più interessanti nel nostro panorama italiano, per quanto questa non sia un'opera straordinaria come Favolacce. Quindi ve lo consiglio senza problemi e spero veramente che l'opera vi sia piaciuta. Fatemi sapere che cosa ne pensate, poi vi ricordo sempre che domani sera su Quarta Parete ci sarà il Fact Time. Trovate in descrizione una recensione negativa del film scritta da Giovanni Ugnani, ma che è appunto scritta su Quarta Parete. Però vabbè, questo è praticamente il bello, è comunque un film molto divisivo, quindi ci sta che ci sia una recensione negativa. Io ovviamente non sono d'accordo, però è anche giusto ascoltare più di un punto di vista. E quindi ricordo che in descrizione c'è anche il link alla pagina Instagram dove potrete rispondere già, potete cominciare già a scrivere le vostre domande per Quarta Parete senza problemi, in modo che poi avrete la precedenza quando domani faremo il Fact Time. Poi nel caso non riuscite a scriverle su Instagram, vi dimenticate questo e quell'altro, comunque risponderemo tranquillamente in live alle vostre domande successive. Mi fa molto piacere che ti sia piaciuto, anche a me è piaciuto, ma questo l'ho detto già diverse volte. E ricordo sempre che giovedì sera ci sarà il Cinegiornale. Domani proverò a fare la recensione di Scream, se non ce la faccio la farò nei prossimi giorni. Quindi ragazzi, grazie per avermi seguito e ci vediamo ad una prossima diretta. Vi auguro buona serata o buona giornata a seconda di quando recuperate la live in differita. Invece a tutti gli altri che mi state guardando adesso auguro una bella serata. A presto ragazzi.